La rivoluzione green è sulla bocca di tutti, a partire dalla politica. Dal G20 al Piano Europeo di Ripresa e Resilienza, i buoni propositi per l'energia pulita non mancano. E poi la guerra in Ucraina, che ci invita a trovare alternative al gas. Subito. Bloccato il 90% delle rinnovabili. Dove si fermano i progetti fotovoltaici? I progetti fotovoltaici, la maggior parte delle volte, per quelli più grandi, si fermano per le autorizzazioni. Che il governo che dice di voler installare 95 gigawatt di rinnovabili nel 2030. Adesso siamo a 57, siamo ancora lontani. Se il trend è quello attuale, non ci arriveremo mai. Raffaello e Gabriele Pozzi producono energia solare a Bari. Producono dal tetto di casa per risparmiare sulla bolletta. Sono collegati in stringhe da 12, quindi 5 stringhe. Tutti collegati in serie. E poi questo li unisce semplicemente. E il filo dove va? Il filo li manda giù all'inverter, qui sotto, che è quello che consente di collegare l'impianto alla rete elettrica nazionale. E lo fanno come impresa, noleggiando i tetti dei capannoni industriali, come questo, dove mettono i loro pannelli solari. Noi abbiamo affittato il tetto per 20 anni. Quanti pannelli sono? Circa 2000. 483 kW, quindi sono quasi 500 kW. Se uno oggi volesse fare lo stesso tipo di investimento, oggi al di sotto dei 2 milioni di euro non sarebbe remunerativo. Ci vuole un anno. Cioè una pratica burocratica. Una pratica burocratica può arrivare a costare anche 1 milione di euro, perché comprende tali e tante professionalità, quindi geologi, ingegneri, alcune anche archeologi. E soprattutto il problema è la tempistica. Si arriva oltre ad un anno di tempo solo per arrivare a presentare le carte, per poi dover andare in commissione o regionale o addirittura al ministero per impianti ancora più grossi, e quindi dover aspettare 1 o 2 anni. Volevamo investire ora, avevamo trovato i finanziatori, avevamo trovato i terreni in zona industriale, ci siamo trovati di fronte alla situazione di una retromarcia completa da parte del ministero, in cui indicava che praticamente l'iter per i pannelli, sì è vero, rimane semplificato, ma non quello per la connessione. È come se io dicessi, ho una macchina senza il serbatoio. Come tutte le città italiane, Bari ha un lato più bello e uno meno bello. Il quartiere Stanitz prende il nome dalla raffineria Eni, che chiuse i battenti nel 1976. Oltre 50 ettari in stato di degrado. Scheletri industriali, ciminiere e cisterne riposano da 46 anni su un terreno sterile, protetti da un lungo muro di cinta. Il fotovoltaico, in questo è vero, nelle zone industriali tipo questa, non necessitando di bonifica, ma potendo anche essere montato su pali un po' più alti, sarebbe la soluzione chiaramente ideale, non verrà mai un quartiere. Ci spostiamo in Toscana, ma la musica non cambia. Siamo a Abbadia San Salvatore, l'area industriale di Abbadia San Salvatore. Finalmente tutte le istituzioni toscane, dal comune a tutti quanti, si sono messi d'accordo e con un processo durato oltre 7 anni hanno approvato di realizzare in quello spazio che vedete lì davanti, tra uno sfasciacarrozze e un parcheggio, una centrale geotermica a ciclo binario chiuso, quindi una centrale geotermica che non ha alcuna emissione. Sono quelli a impatto zero, è un gioiello dell'innovazione tecnologica italiana. Il discorso della soprintendenza è che quest'area industriale è bella, non va sciupata con la centrale. Esatto. Lo sai dove sta il più grande impianto fotovoltaico nei centri storici italiani? No. Immediatamente sotto la cupola di San Pietro, solo che la città del Vaticano, la soprintendenza, non l'ha potuto bloccare. E quindi è un'opinione che le soprintendenze hanno, se sono fissate gli è venuto semplice, sopra il tetto non ci si mette niente. Allora, se sopra il tetto non lo metto, se in terra non lo metto, se l'eolico in cima alle colline non lo posso mettere dove tira il vento, la domanda è con cosa le faccio le energie rinnovabili?